Andiamo a fare la storia stasera, turno infrasettimanale di Premier League e alle 21 a Londra, nel giardino della regina, che ora è il giardino del re, il Crystal Palace ospita il nostro Sheffield United. Crystal Palace che ha vinto una gara nelle ultime 6. E Roy Hodgson che rischia veramente grosso. Sheffield United, due pareggi nelle ultime 6. Vero, vero, vero. C'è il 5-2 che aleggia dell'FA Cup contro Brighton, ma questo è un simil scontro diretto perché il Crystal Palace non è messo bene. È quindicesimo, secondo le sue aspirazioni di classifica, non è messo bene. Però, dai, dai, si può fare 3 punti oggi e siamo in carreggiata. 3 punti che devono arrivare assolutamente e non importa come, ma devono arrivare. E io ci spero fino a fine, perché poi c'è. È vero, c'è l'Aston Villa che comunque ha giocato di là l'andata e fatto 1-1. Sei in casa con l'Aston Villa e poi c'è Luton Town. Se ricordo bene. Quindi calma, calma, giochiamo come sappiamo giocare. Spero che Wilder metta veramente la miglior formazione possibile. Non voglio vedere Powell come sabato. Se dovesse giocare, perché si gioca con uno in meno. Norrington Davis è recuperato, lo abbiamo visto. Stanno recuperando piano piano tutti. Tom Davis si è ripreso. Fleck comunque c'è, ma non trova il campo. Il Fleck è arruolabile. E se Fleck ritorna col Fleck lì a centrocampo, ce n'è un'altra, Dio, di soluzione. Ma Wilder sembra orientato ancora su Brooks. Comunque, anche se non gioca titolare, a farlo entrare. Quindi, stiamo calmi, vediamo se giocherà ancora Osula o giocherà Bernie dall'inizio. Sicuramente, Diaz partirà dal primo, bisogna vedere Foderingham o Ivo Gorbic. Vedremo stasera, però calma ragazzi, non gettiamoci giù prima dell'inizio della partita. Bisogna essere positivi e poi in campo approccio. Il nostro solito approccio delle ultime gare, ma concretizzarlo questo approccio assolutamente. Ci vediamo stasera col post partita. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Vi ricordo di passare il link in descrizione dal profilo TikTok e ultimo, ma non ultimo, iscrivetevi a Calcio Champagne 2.0 perché è vero. Non stiamo portando video, ma mai dire mai. Qui da Dai Football è tutto, sempre Forza Sheffield e a stasera. Bella!